Buongiorno, buongiorno. Stamattina dove ce ne andiamo? L'Isola Verde. Yeah! A pezzino. Stamattina in piscina. Ah, e giocattoli. Arrivati! Siamo arrivati! No, dove vai? Che cosa ti devo controllare io? Ma ci mettiamo sul prato. Passeggiando, passeggiando. Bonjour! Sono andata un attimo a comprarmi la cuffia per la testa, perché altrimenti non posso entrare in piscina. E mo mi serve un accendino però. Allora, mi hanno detto al bar. Ah, là, ok, trovato. Ora momento relax. Insomma, che facessi 10 minuti. Hanno chiuso praticamente le piscine all'1 e mo riaprono alle 2. Però comunque i bambini stanno nell'acqua, stanno giocando un po', abbiamo mangiato il panino. Un po' di riposo, ci siamo messi qua tutte le piante, così siamo belli freschi freschi all'ombra. Hanno riaperto le piscine ed è ritornato il casino. Fino a mo' c'era un po' di tranquillità. Come andare a vedere i bambini che stavano là. Non lo so, stava con voi. Andiamo a vedere i gommoni. Gelatino time per noi. A Cristiano e Jacopo stanno ancora in acqua. È buone. Sì, vieni. Dai. Dai. Adesso. Vai sotto. Bravo. Bagno. E voi? Piscina e bagno. Posso? Ma ti ho fatta rosso io. Come stai stamattina? Bene. Ma ti vedi? Sì. Adesso mi fa male? Neanche un poco? Stamattina hanno tirato il sangue, tutte e due, Vincenzo e Cristian. Sono andati a fare l'analisi del sangue, gliela volevo fare già da, cioè già la settimana scorsa. Vabbè, un cavolo in altro, alla fine non gliel'ho fatta più. L'hanno fatta stamattina, ne ho approfittato perché ieri sera siamo andati in ospedale per Cristian. Perché gli è venuto un'altra volta il mal di testa forte come l'anno scorso e ha vomitato 7 volte. Comunque è arrivato alla 5ª volta che aveva vomitato, sono andata in ospedale. Però gli hanno misurato praticamente la pressione, la saturazione, tutto perfetto, tutto a posto.
e niente, e poi ha fatto una bella visita per livello pare neurologico, non lo so come si dice, i movimenti delle gambe, delle mani, tutto bene. Non lo so, ogni tanto gli viene queste botte, ma ti faccia male dalla mattina, dal pomeriggio? Dal pomeriggio, cioè dalle tre. Dalle tre? Mm. Comunque, tutto bene. E mo le analisi sono pronte venerdì. Poi venerdì vediamo un pochino, l'ho fatta fare sia a Vincenzo e sia a Christian. Abbiamo fatto fare quelle là generali. No, Jacopo è ancora piccolino, ma... mo che pure lui fa 5-6 anni, mo no. Che è capitato già che gliel'ho fatte due volte. Questa è la terza volta che fanno le analisi. O la seconda o la terza volta, non mi ricordo. Comunque ogni tanto, almeno una volta all'anno, bisogna controllarsi. E quindi niente, vabbè. Ora ci asciughiamo un po' perché tra poco ce ne andiamo. E devo andare a comprare anche oggi il compleanno di Giuseppe, fa 35 anni. Gli devo andare a comprare... la torta la prendo al Todis, è a forma di viennetta, però è molto buona, alla Marena. E io la prendo sempre, anche quando andiamo a Roma, che è il compleanno di Christian, la prendo là. E sì, a Roma ci potete stare, dove che manca? Non è. E quindi prendiamo la torta quella là, poi te la trovano pure il candelino. E mio marito non ha mai festeggiato, è avanzato con me che sta festeggiando. E infatti mo stamattina ho detto, perché scusa, ma festeggia? No, scusa, stamattina, comunque ieri, l'altro ieri, cioè, perché festeggia? Non c'è chi è? Happy, ma fa poco barbaria. Mi deve essere tipo l'asciugamento di un po'. A Rob, stai tranquilla. Comunque mo vuole festeggiare pure lui tutti gli anni. Comunque è bello, anche solo pure una tortina, per esempio se uno non può fare chissà che cosa. Familiari proprio quelli là stretti, ed è una cosa super bella. Vabbè, stiamo qua. I miei maschioni. Hai visto, ho fatto rosso. Ciao. Ciao. Fammi vedere. Andiamo. F non da aiutata. Se mi sa metto un controllo. Che demone. Ma cazzo, non mi respirare. Ma cosa? Ma trovate una campagnola. Ma molto ti schisce. Ragazzi, fa proprio caldo. Ma vado un attimo nello spogliatoio, che il pezzo di sopra me lo so tolto, ma vado nello spogliatoio che mi dovevo levare il pezzo di sotto. Metto il pantalone. Fa troppo caldo. Ciao ciccio. Fa un caldo della Maruzzella, non si può stare proprio. Mamma mia. Vado dare giù, da me accadrete. È finita la giornata. A casa, ragazzi, poi mi vado un attimo a sciacquare. Abbiamo già preparato il tavolo. È arrivata solamente Zaffonzina per il momento, però mi vado a lavare un attimo. Più che altro devo fare un bello sham. Sono stanchissima. Chi sa di sta capricciosa? Ma il suo cascione là fuori. La deve tagliare, la deve tenere in che si aspetta a Ma io, si sta perché ti, si tu solo.
53. Ma infatti, non capisco. A questi vanno 53? Allora oggi mi attacca. Perché sto un cacca, non riesco a capire. E così o 5? A così? No, è canna, te! Sapete, sì, sapete, è fa ovidia. A così? A così? Ma che cosa vedi prendere? A così? Apposta. Cioè, tu mi avessi tu Non riesco a capire. È bene così. Stai usando i cimoni, ma questi canni. Però sì, tu ci fai ovidia, e se ciò ci fai lo contrario. Uomo, ragazzi, mi sono tolto. Tutta la vita resta sempre con te, tutto passato si cancella da me, sì. Auguri! Esprimi desiderio! Oh, spezza i candelini, ah! Sei buono! Passate se non c'è la rame, che nessuno sa! E oggi compio 35 anni, festeggiamo tutti così. Ed il cuore ti farò volare fino a dopo tu, io ti porterò dove dorme la luna. Siamo arrivati alle 22.36. Dimmi un po' com'è stato questo compleanno. Insomma, bello! Non tanto. Com'è stato il compleanno di papi? Bello! È stato bellissimo, è vero? Bello e brutto. No, bello è stato bello. Abbiamo messo pure la musica, abbiamo ballato. Ci siamo divertiti, è vero? Ma prima è bello e brutto. È bello. Ci siamo divertiti. Fatto rosso. Dove sei andato? Dove sei allora interessa? È stato bello. Comunque ho fatto il conto, questo è il 12° compleanno che festeggiamo insieme. Ehi. Perché 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. 12°. Altri 100. Amen. Anche stasera ci siamo tutti imborotalcati, ragazzi. Mamma mia, praticamente sudatissima. Siamo messi in borotalco. Niente. Tuo scemo. Niente, ragazzi, questa è stata la nostra giornatina di oggi. Ci vediamo domani, se Dio vuole, con un nuovo video. Un bacione. Ciao.